canzone di Dove si balla, fotti te ne balla, fra i rotami balla, per restare a balla. E lì come per dire la vita fine, la fine, la nostra storia che va a vivere, ma vai a dire perché si vive, e noi si San Giorgio, festa tradizionale, festa di San Rocco, qua, seconda serata, è iniziato ieri questa festa che andrà avanti anche domani. Sì, esattamente, facciamo venerdì, sabato e domenica, domani sarà l'ultima serata con la classica polenta di Molinatto, del nostro cantone Molinatto. Com'è andata questa festa? Ma fin qui direi discretamente bene, speriamo che il tempo ci favorisca, anche se vorremmo l'aria un pochino più fresca, ma speriamo che non piova troppo. Tradizionalmente il venerdì non c'era nulla, invece questa edizione c'è stato anche qualcosa ieri sera. Sì, quest'anno abbiamo fatto una piccola variazione rispetto agli anni passati, in quanto fino a pre-Covid facevamo sabato, domenica e lunedì, e quest'anno invece abbiamo deciso di fare venerdì, sabato e domenica. Un cambiamento di programma, una festa anche di San Rocco posticipata per raccogliere anche le persone che arrivavano dalle ferie. Esatto, viene posticipata appunto per poter dare la possibilità a chi arriva dalle ferie di partecipare. Una festa molto sentita qui a San Giorgio. Sì, è molto sentita, come sono sentite le altre due feste rionali. San Giorgio ha tre rioni più la frazione e ognuno di noi festeggia un suo santo. E domani anche ci sarà la celebrazione solenne. Sì, domani mattina ci sarà la processione, tempo permettendo, alla quale partecipa sempre la Filarmonica Carlo Botta, della quale anche io faccio parte e molti di noi fanno parte. E poi al pomeriggio ci sarà una gara a carte di pinnacola e la sera ci sarà la serata con la polenta e il lancio del pallone aerostatico, che è un'altra caratteristica delle nostre feste rionali a San Giorgio. Sono palloni aerostatici che costruiamo noi e li lanciamo sempre che non piova. E poi appuntamento al prossimo anno. Appuntamento al prossimo anno con San Rocco. Certo, sicuramente. Noi la buona volontà ce la mettiamo e speriamo di poterci riproporre l'anno prossimo.